Radio Radicale, siamo in collegamento con Filadelfia, con Lara Comi, vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo che si trova a seguire la convention democratica che si svolge in Pennsylvania. Onorevole Comi, oggi la giornata era caratterizzata dall'intervento di Bill Clinton. Volevo sapere come è andata, era anche la giornata delle votazioni dei delegati per la nomination di Hillary Clinton. Che clima c'è stato e che intervento è stato quello del marito di Hillary Clinton? Innanzitutto, buongiorno a tutti voi. Il discorso di Bill Clinton è stato un discorso a 360 gradi, nel senso che si è presentato come marito, come padre, e quindi ha descritto naturalmente anche il ruolo che la moglie Hillary ha avuto durante tutto il percorso con lui da presidente, ma è stato anche un discorso basato sull'esperienza personale, come Hillary è nel privato, su come è come madre, come moglie, e nello stesso tempo ha detto il fatto che lei è effettivamente la chance che può cambiare. Lei è una change maker, ovvero quello che può effettivamente effettuare questo cambio di passo. Dall'altra parte era presente anche la figlia tra il pubblico, che parlerà prima di Hillary giovedì. Per quanto riguarda Sanders, anche lui era presente oggi. Hillary è stata ufficialmente nominata, e quindi la considerano come una sorta di nomination per la presidenza, la candidatura alla presidenza. Sanders si è comportato da vero gentiluomo. I suoi sostenitori, molti piangevano, alcuni sono usciti, ma questo secondo me non influenzerà eccessivamente la campagna elettorale, anche perché abbiamo visto che Trump ha iniziato ad affrontare una sorta di scouting. Per quanto riguarda gli elettori di Sanders, penso che non abbia grande successo. Ecco, un altro passaggio del discorso di Bill Clinton è stato riferito in alcuni spot a Trump, definito come, possiamo, un cartoon, quindi come qualcosa di assolutamente fuori dalla realtà. Questo è l'unico passaggio che è stato dedicato, pochissimi altri, a Trump. Ecco, volevo sapere se c'è stato anche spazio al ritorno delle polemiche sulla vicenda delle mail. Sappiamo che per esempio Barack Obama è intervenuto nuovamente parlando di possibili interferenze della Russia. Volevo sapere se questo tema, che ha riguardato anche uno scandalo del Partito Democratico, è stato toccato dai delegati. Volevo sapere se aveva sentito delle voci lì nella platea di Filadelfia. No, dai delegati che ho sentito io assolutamente no, anche perché si è parlato di storie vere, di cittadini americani veri, e quindi tutto l'aspetto di polemica e di politica di palazzo è rimasto fuori. Bellissimi gli interventi di coloro che sono sopravvissuti al 9 settembre, quindi quando si toccano temi di questo argomento, di questa profondità, il problema delle mail o quello che può essere anche l'influenza della Russia passa assolutamente in secondo piano. Ecco, volevo sapere se diciamo, la platea, cioè se c'era il pubblico come era reagito. Volevo sapere anche un'altra cosa: le condizioni di sicurezza dell'arena lì di Filadelfia, perché noi abbiamo visto che la convention di Cleveland si è svolta in un clima, diciamo, una situazione un po' particolare, in un clima quasi blindato. Volevo sapere se lì c'è quel tipo di atmosfera. Guardi, c'è moltissima polizia, ci sono anche servizi segreti, gli agenti sono schierati.
però devo dirle che la sensazione è quella di non essere blindati, cioè di non essere chiusi, controllati con la paura di un attacco terroristico. Le faccio un esempio banale: i controlli che noi affrontiamo sono dei metal detector nel primo ingresso, come se dovessimo andare allo stadio. Ecco, questo come se dovessimo vedere una partita di calcio o come se dovessimo prendere un aereo. Quindi non, ci sono tantissimi controlli, molti poliziotti in borghese, però non si ha la sensazione di essere sotto assedio. Sì. Volevo sapere, in particolare rispetto a tante altre convention che ho visto, magari anche di minore importanza. Sì. Volevo sapere se si è ancora discusso del tema dei sondaggi. Noi abbiamo visto che ne sono stati resi noti altri, e insomma Trump è ancora in testa. Ci si poteva aspettare questo dopo l'inizio della convention? Allora, ne abbiamo discusso molto oggi anche di questo tema. In quanto mi spiegavano che di solito al termine di qualsiasi tipo di convention si ha possiamo dire un aumento anche abbastanza notevole delle preferenze per naturalmente chi ha sostenuto la convention. Bisogna attendere effettivamente i sondaggi di venerdì, quindi quelli che avverranno dopo la convention di Hillary. Certo. E quindi lì si può capire se effettivamente c'è un vantaggio di Hillary rispetto a Donald oppure no. Questo diciamo che è un po' la chiave di lettura che abbiamo dato oggi. Nello stesso tempo la riflessione che abbiamo anche fatto con alcuni dei repubblicani stessi oggi è che il partito non era totalmente presente a Cleveland, al contrario invece di Filadelfia, cioè c'erano molti spazi vuoti, e questo è quello che ci è stato riferito, proprio perché il partito repubblicano è una cosa, Trump è un'altra. Sì. Per quanto riguarda il resto della sua permanenza, volevo sapere se lei ha partecipato a qualche altra iniziativa. Ho visto che lei su Twitter ha parlato di un incontro organizzato dai democratici, di un panel. Volevo sapere che cosa è stato detto in questa. Perché sono rimasta molto stupita, cioè nel senso che in Italia un panel del genere, cioè all'interno di questo chiamiamolo di questa selezione dell'International Leader Forum, che è quella dove rientrano dove sono, per questo sono stato invitato, dove rientrano quindi i 400 delegati da tutto il mondo, parlando dei democratici c'era un panel di quasi un'ora e mezza abbondante con tre rappresentanti dei repubblicani che spiegavano com'era la loro convention, come se all'interno di una convention di Forza Italia ci fosse Bersani, Speranza e Lotti a spiegare le primarie del PD. Una cosa particolare, però devo dire molto costruttiva. Questo indica anche un po' il fair play che in America esista. Sì. Volevo sapere se aveva incontrato altri italiani o delegazioni italiane. Noi sappiamo che dovrà venire la Boldrini, che si è discusso molto se la Boschi fosse invitata o meno lì in questo appuntamento. Volevo sapere se aveva incontrato qualche altro italiano. Non ha visto nessuno, visto che si è parlato della sua presenza come una delle poche italiane accreditate a questa convention. Ma penso di essere una delle uniche del centrodestra, questo glielo posso almeno garantire. Diciamo che sia l'onorevole Boldrini sia presso il ministro Boschi siano comunque all'interno, invitate all'interno di questo programma. Io personalmente non le ho ancora viste. L'unico italiano, anzi due italiani che ho visto sono il presidente Rutelli e il presidente Gianni Pittella.
Senta, io la ringrazio moltissimo per la sua straordinaria disponibilità nei confronti di Radio Radicale. Ci mancherebbe, grazie a voi. Ringrazio la vicepresidente del gruppo del Partito Popolare Europeo al Parlamento Europeo, Lara Comi, per averci raccontato anche questa gi seconda giornata della Convention Democratica a Filadelfia. Grazie. Grazie a voi, buona giornata.